immagazzinare aria buona. Così le squadre iniziano la preparazione al campionato. La Lazio è tra queste. Dice una famosa canzone popolare: è stata l'aria del Trentino che mi fa cambiare colore. Ma veramente Malacarne ha cambiato il colore della maglia prima ancora di venire quassù. È passato dal rosso della Salernitana all'azzurro della Lazio. E ha cambiato colore anche Bimbi, che sino a ieri indossava la maglia amaranto del Livorno. Siamo al Terminillo. La Roma vi si trova in gita. E De Innocenti spiega a Knut Nordahl che di quassù è una delizia venir giù in picchiata con gli sci. Baloncelli ha perduto i capelli sui campi di gioco. Ai suoi tempi questi esercizi erano sconosciuti. Anderson e Sundqvist sembrano galli da combattimento. Inseparabili anche per le vie di Rieti. Hanno chiesto al cortese Cicerone dove si trovi una buca per le lettere. Debbono far pervenire notizie alle famiglie e agli amici nella lontana Svezia. Diranno che in Italia si trovano Benone. La presenza di Anolazzi dice che oggi a Venezia gioca il Milan. Renosto ha lasciato il nero-verde per il rosso-nero. Il Milan vincerà per cappotto, 6-0. E Lidholm, in giornata spettacolosa, segnerà ben 4 gol. Ecco il primo. Ed ecco il secondo. Il terzo è intitolato a nome di Nordahl. Nella ripresa il Venezia sviluppa una nutrita reazione, ma il palo e Buffon impediranno il gol. Il Milan riprende il sopravvento. Gol di testa di De Grandi. Poi Lidholm infila il secondo doppietto. L'ultimo gol è un capolavoro di finezza.